Oggi vi portiamo qualcosa che tendenzialmente non è nelle nostre corde. E con corde intendo dire preferenze. Come potete vedere, questo non è esattamente uno dei design che preferiamo quando parliamo di software, principalmente perché ci piace la roba realistica e questi modelli sono pensati o per lo speed soft o per lo speed shooting quando si parla di arma vera. Sì, perché questo Phantom Extremis 7 2.0 Silver Edge SDU CQB Airsoft AG della APS. Sì, l'ho dovuto leggere perché non solo ci sono 12.000 nomi nel nome che compone questo giocattolino, ma anche perché ognuno di essi sta per una componente abbastanza importante che è al suo interno. Sì, perché oltre ad essere particolare come design, ha anche tante cose al suo interno, quindi non è solo bello fuori, ma anche bello dentro. Ne parleremo in maniera più approfondita dopo la sigla. Sì, non è che si faccia fatica a pensare per chi sia stato pensato, è letteralmente meno di 483 centimetri col calcio completamente chiuso. Questo significa che è una pistola, è come una pistola, non c'è molto un altro modo di farlo capire. Insomma, è molto corto, infatti all'interno del suo nome c'è anche la parola CQB, chissà come mai. E a proposito di repliche per giocare a CQB, sapete dove potete acquistare questa replica e tanto, tanto, tanto altro materiale da software, attrezzatura militare, attrezzatura sportiva di varia natura e soprattutto outdoor e arma vera da M-Tactical Shop. Sì, questa settimana potremmo andare meglio. Tornando a bomba su questo affare, perché è importante, perché lo stiamo portando? Uno, perché ci siamo rotti le balle di portarvi sempre la stessa roba, sempre questi fucili ultra realistici, ultra logo originale, ultra precisione, ultra questo, ultra quell'altro. Qualcuno che fa speed soft ci sarà sicuramente tra quelli che ci segue, anche se lo prendiamo un po' in giro, però sempre in maniera sportiva. Quindi abbiamo pensato di portarvi una roba del genere. E in più, perché di recente ho giocato a Camp Phoenix e ho imparato ad apprezzare terribilmente le repliche corte in CQB. Perché avete un vantaggio netto. Come al solito partiremo guardando gli esterni, poi guarderemo gli interni per poi darvi le nostre opinioni e prova di tiro che troverete su Instagram. Se non ci seguite su Instagram, link ovviamente in descrizione, correte a farlo dopo aver finito la recensione. Come detto prima, troviamo un calcio PDV in tre posizioni che devo cercare di chiudere senza uccidermi. Ovviamente così è completamente steso, così è a mezza via e così è completamente chiuso. Mi raccomando, state attenti quando andate a premere il tastino di sgancio perché fa ridere un sacco questa cosa. Essendo pensata per il CQB, la replica ha anche un attacco QD, quindi sgancio rapido che vi permette di andarci ad attaccare la cinghia direttamente in mezzo al calcio. Questo è molto utile perché quando avete la cinghia potete fare un cambio spalla pulito con una cinghia a un punto, tanto è talmente corto che non vi serve metterne una a due, perché ci andrete ad attaccare ovviamente una cinghia a un punto per fare un cambio spalla pulito. Mettere una cinghia a due punti su questo affare mi sembra una bestemmia quasi. L'impugnatura ha un taglio sempre più verticale come vanno di moda ed è molto comoda per avere un'impugnatura solida e andare anche a infilare la mano all'interno della guardia del grilletto in maniera più pulita. Per quanto riguarda leve, tasti e altre robe, come vedete sono colorati di rosso, questo sia per il grilletto che per il selettore ambidestro, ovviamente. Tasto di sgancio del caricatore che anch'esso ambidestro, addirittura con la levetta maggiorata dall'altra parte. Leva d'armamento con i due tastini di rilascio che sono quindi ambidestri colorati di rosso, addirittura anche il fondello del caricatore e l'outerbarrow. Come estetica, personalmente a me rosso-nero piace, benché non sia fan del calcio, quindi non so cosa dirvi. Come ergonomia, i tasti funzionano molto bene, soprattutto lo sgancio del selettore di fuoco, benché leggermente morbido, si può comunque andare a stringere. E una nota importante è che è veramente stato pensato per giocare in CQB e per quelli di voi che vogliono fare i galli, sganciando il caricatore, facendo delle ricariche ultra rapide e via di scorrendo. Il tasto di rilascio del caricatore, come vedete, è maggiorato, quindi è leggermente rialzato per poterlo premere meglio. Stessa cosa ovviamente per l'altra parte, qui lo troviamo allungato in modo tale che ci possiate arrivare, usare l'altra mano, anche se siete mancine, come vedete, riesco a premere e scaricare.
Insomma, tutte le leve, tutti i tasti sono stati pensati per permettervi di operare in maniera ultra veloce e ultra precisa. Questo vale anche per il grilletto, ma ne parleremo negli interni. Qui ci limitiamo a dire che ovviamente è un fast trigger dritto che gusta, gusta parecchio. Rail esterno con taglio M-Lock, canna esterna bella rossa che riprende gli altri particolari e poi arriviamo allo spegnifiamma, che è tutto bello bronzato, proprio bronzo in questo caso, molto particolare. Se particolare è una parola chiave per parlare di questo prodotto, non è solo per le cose che saltano all'occhio più facilmente, ma è anche per una serie di dettagli messi sulla replica che le danno un'impronta più civile. Mi spiego peggio. Come avrete notato, quando vado a rimuovere il caricatore, trovo il ricevitore dei caricatori alleggerito. Questo non è solo perché la replica è pensata per essere ultra leggera, per essere utilizzata ovviamente in CQB, ma anche perché è di taglio, come detto, civile. Questo lo ritroviamo anche nella mancanza del dust cover, quindi lo sportellino che andrebbe a coprire l'otturatore in questo caso, e nel forward assist, che qui non c'è, che è quel pulsantino che normalmente vi permette di deincastrare un colpo che si incastra all'interno della camera, dell'otturatore, delle repliche vere. Non lo so, non sparo con arma vera, però avete capito. Incredibile, un fucile colorato di rosso non è pensato per l'ambito militare. Sì, in effetti sì. Ovviamente è stato, come già detto, pensato per essere veloce, pratico, funzionale, il resto quindi va a rimuovere tutti gli ammenicoli che non vi servono, sia per alleggerire la replica, sia per evitare che questi si vadano a ingarbugliare con altre cose. Personalmente rimane fedele all'idea che si era preposto. Cioè, se non fucile per CQB, veloce, scattante, senza cazzate, solo quello che vi serve e basta. La replica non solo è provvista di tanti loghi, ma anche delle prese d'aria che permettono di vedere il gear, che è abbastanza importante perché è tutta la parte di cui dobbiamo parlare adesso. Prima però l'occhio vuole la sua parte e è opportuno mostrare tutti i dettagli tra loghi e fessure. Ah, e quasi dimenticavo, abbiamo il no più quando non volete sparare, il più quando volete sparare un solo colpo e il più più quando volete sparare tanti colpi. Questo è il caricatore che vi danno in dotazione, che avrete sicuramente già visto mentre ve lo mostravo, ha quel dettaglio qua rosso ed è maggiorato da 300 euro. E lascerò che sia qualcun altro a parlarvene. Vi ricordate quando vi avevo parlato del fatto che nel nome di questa replica ci siano 350 sigle? Beh, adesso dovremo andare a sviscerarle, aprirle, capirle. Come detto, nel nome di questa replica ci sono più acronimi che nell'intero governo americano. Ad ogni modo, noi li andremo a sviscerare un pochino tutti. Ovviamente AEG sta per... Esatto, bravissimi! Ate energumeni gioiscono. Comunque, ad ogni modo, AEG sta per fucile ovviamente elettrico, quindi funziona con la batteria inserita all'interno e su quello dovremo tornarci, spoiler. APS è il produttore, la replica che sta per APS. E per che cosa sta APS? Dalla regia consigliano che APS sia Alt Polizia Stradale, ma non lo è. È Accuracy Pneumatics Shooting. Questo l'abbiamo fatto, Phantom Extremis Mark 7 è il nome della replica, potevano fermarsi lì, il 2.0 perché questa è la nuova versione grazie al gearbox all'interno, e ha un'altra cosa, la SDU 2.0. Cos'è SDU? È Super Dynamic Umbrella. Umbrella ci sta sempre bene. Super Dynamic Unit era facilissimo perché la centralina è un chip più che una centralina, loro la definiscono chip, ma ci arriviamo. Che cosa fa quindi la SDU Super Dynamic Unit e non? Anche sono demente, wow. E ovviamente siete invitati a lasciare la vostra versione di questi anagrammi nei commenti. Il più divertente vince una patch. O degli insulti, dipende. Comunque, il Silver Edge SDU, che cosa fa questa nuova centralina? Beh, ci permette, uno, di avere una reattività spaziale, questo grazie anche all'altro chip che governa il grilletto, che ci permette di avere un tempo di reazione settato al minimo di 0.02 secondi. Cioè, vuol dire che voi pensate di sparare, la replica è già sparata e vi ha fatto caffè. Questo grazie anche alla cavetta in argento ed altri elementi, però in generale questa
cosa qua si occupa di quello. Avete anche una centralina impostabile, quindi tramite grilletto simile a quello della ETS Evolution, mi sono mangiato una S, della ETS Evolution potete andare a impostarvi il colpo singolo a raffica da due colpi controllata, la raffica a raffica da tre colpi controllata, il singolo come sicura, la sicura come singolo, sto cazzando, però potete andarvi a impostare la replica come preferite. Lo papa all'interno è rotativo, come potete vedere. Avrei preferito un sistema un pochino più nuovo, ma questo è un fucile uscito 5 anni fa, giusto per dire, che ha comunque della roba che è devastante e che tuttora non troviamo. Ad ogni modo, l'altro e ultimo elemento è che è stato pensato per consumare poca batteria. Questo significa che in colpo singolo e o in raffica il fucile va a consumare meno di una replica tradizionale per fare fuoco. Questo vi garantisce estrema affidabilità. In sostanza consuma il 20% in meno di altre repliche. E infine, come tutte le centraline, che cos'è che fa? Va a impedire che voi spacchiate terribilmente il fucile. Quando registra dei picchi che sono molto negativi, vi blocca il fucile evitando di consumare fino all'ultimo la vostra batteria, o nel caso facciate dei danni interni, lei percepisce la cosa e blocca ed evita che voi sfasciate completamente. Super divertente, super interessante, penso sia arrivato il momento però di sentire un'opinione arrabbiata. Ciao ragazzi, sono War e qui no, non ho l'Extremis 7. Per chi ha visto le nostre recensioni, questo è il 3. Stessa famiglia, più lungo, pochissime differenze, a parte ovviamente il colore. Il corpo è lo stesso, cambia il calcio, cambia il frontale. Ma sempre gli stessi incredibili feedback in tutte le parti della replica. Perché ho iniziato col 3 e non col 7? Perché volevo dirvi quanto apprezzo questa serie di APS, di fucili così particolari, così fuori dai canoni tradizionali. Ma, nonostante questo, hanno anche loro i loro difettucci. Di gioventù forse, ma niente di grave. Andiamo a vederli. Una cosa che davvero non sopporto è questo caricatore. Lo abbiamo criticato su Bolt, che costa ben di più di queste repliche, ma mettere un caricatore maggiorato da 300 colpi in plasticaccia? No! Ragazzi, chi compra questo? Questo caricatore lo lancio dalla finestra, è normale. E non me lo fate col fondello rosso, che ci sto ancora più male quando vado a buttarlo dalla finestra. Porca miseria. Avrei anche qualcosa da ridire su questo spegnifiamma. Cioè, è particolare, è bello, ma non capisco il colore, perché è letteralmente metallo brunito. Ora dico, se è tutto nero e rosso, perché mi devi fare una brunitura che non c'entra assolutamente niente con lo stile del fucile? Che è uno stile moderno, forse minimal, ma la brunitura, che invece è l'esatto opposto, che cavolo c'entra? Comunque, è una spegnifiamma su filetto 14 sinistro, quindi potete andare a sostituirlo con quello che vi pare, ma mi ha lasciato seriamente perplesso. L'ultima cosa che devo sforzarmi un po' a criticare non è tanto il calcio, che avrei preferito ci fosse qualche elemento rosso, giusto per dare un po' di continuità a tutto il design della replica, bensì il RIS, questo Evitech 8.0, a differenza dell'altro che avete visto, che è quello lungo, è il 4.0, ha qua sopra l'M-Lock, cioè lui ha lo slottino qua M-Lock. Ora, va bene, è comodo per il C-Clamp, ma se volessi metterci un accessorio, e mi servirà su un RIS così piccolo, come cavolo dovrei fare a mettere una slitta che sia pari con tutto il resto? Sarebbe letteralmente impossibile, costringendoci quindi qui a non mettere niente. Recupera un po' con la possibilità di avere comunque le slitta a 45 gradi effettivamente funzionanti su tutti i lati. Non ho altro da dire, il fucile mi piace, sarò d'accordo con la conclusione finale di Fox, quindi continuate a guardare. Quindi, che cosa ne penso di questa replica? Mi piace? Non piace? Come mi sono trovato a dover maneggiare qualcosa che è molto lontano da quelli che sono i miei gusti? Mi piace. Questo va messo davanti e va detto subito. La replica mi piace perché si è impegnata. Una delle critiche che abbiamo fatto ultimamente a prodotti nuovi che sono usciti, ricordo che questa è uscita 5 anni fa, è che giocatori anche più grandi sul mercato come Crytek buttano fuori nuovi prodotti, ma non si impegnano, non provano a ingegnarsi per fare qualcosa di nuovo dal punto di vista estetico. Poi internamente possiamo stare qui a parlare quanto volete, però non si impegnano tanto. Con questa replica invece ci sono delle accortezze, dei tentativi, delle sperimentazioni che ci sono piaciute molto. Anche perché
noi ne abbiamo parlato scherzando, dicendo che ovviamente è un modello per uso civile, che è vero, e il motivo è quello, ma la mancanza di determinati componenti che normalmente troviamo sulla piattaforma R15 M4, che dir si voglia, che qui non ci sono, come il forward assist o lo sportellino, implicano che durante la produzione abbiamo dovuto stampare e pensare, costruire e gestire dei gusci, e non è scontato, perché ci vuole una marea di lavoro in più che la maggior parte delle compagnie non fa, e questo è importante. In aggiunta a questo, poi ci sono tutti i tasti, rossi, le leve e il resto, che non sono stati messi a caso, ma sono stati messi lì non per fare solo bella figura, ma perché servono all'operatore. È un fucile che non ha cazzate, per così dire, che è stato pensato per permettervi di giocare in CQB in maniera molto veloce, molto pratica, molto funzionale. Siate voi speed softer o anche semplicemente persone che vogliono giocare ad airsoft in spazi molto chiusi. Ora, attenzione, sono tutti componenti che potete trovare aftermarket, cioè noi li vendiamo alcuni di questi, ma il fatto che ce li abbiano messi, li abbiano montati, abbiano fatto in modo che baciassero tra di loro e funzionassero in un ecosistema perfettamente bilanciato, non è, torno a dire, scontato. In più il fatto che il fucile sia estremamente reattivo e all'interno abbia dei componenti interni che uno funzionano bene tra di loro, due vi permettono di fare quello per cui questa piattaforma è pensata e non avete la necessità immediata di metterci le mani sopra, benché sia comunque consigliato, come diciamo sempre, sono tutti elementi che gli aggiungono qualcosa. E tra l'altro il rapporto qualità-prezzo in questo caso, secondo me, è estremamente goloso. E mi fermerò a goloso. Se volete saperne di più, c'è, come al solito, il link in descrizione. Bene, io direi che quello che dovevo dire ve l'ho detto. Sarei molto interessato a sapere cosa ne pensate, quindi per favore scrivete nei commenti. E vi ricordo nuovamente che la prova di tiro sarà su Instagram. Quindi veniteci a seguire su Instagram, altrimenti, dov'è la prova di tiro? No. Siamo arrivati alla fine del video, siamo arrivati ai saluti. Vi ricordo di venirci a seguire su tutti i nostri social, Instagram, TikTok e via discorrendo, e che c'è anche il mio canale privato in descrizione. Ci sono sempre contenuti relativi al mondo tattico, potete dargli un occhio. Sparo cazzate, anche lì, insomma, si parla di quello che ci piace. Come al solito vi ringraziamo di essere stati qui con noi in questo stupendo sabato. Ci auguriamo che torniate finalmente a giocare a Soft Air tutti quanti, nessuno escluso, dopo la pausa estiva, che noi non abbiamo fatto, vi abbiamo portato contenuto continuo, mica le vacanze, eh? E come al solito, stay hungry!